Buona serata e ben ritrovati da Speciale News Web 24. Per l'emergenza inerente il coronavirus si estenderà fino alla fine dell'anno. Lo ha detto chiaramente in una dichiarazione ai giornalisti a Venezia per un evento che riguarda il MOSE, il presidente del Consiglio Conte. Ragionevolmente dice ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio e serve anche per tenere sotto controllo il virus stesso. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si potrà andare in questa direzione. Spostiamoci adesso all'estero, dove il Consiglio di Stato turco ha annullato un decreto del 1934 che trasformava Santa Sofia in un museo. A un'ora dalla decisione, il presidente Erdogan ha firmato il decreto per la riconversione in moschea del monumento simbolo di Istanbul. Santa Sofia fu convertita da chiesa in moschea nel 1453. Il suo ritorno al luogo di culto islamico è una provocazione per il mondo civilizzato, dice la Grecia. Per la Chiesa ortodossa russa sono stati ignorati milioni di cristiani. Torniamo nuovamente in Italia, ci spostiamo sul Gargano dove sono scattati i primi provvedimenti per i venditori abusivi. Fino a questo momento ne sono stati sanzionati almeno una decina e questo è l'esito di una perquisizione, soprattutto di un'attività di prevenzione condotta dall'unità operativa Spiagge Beach Patrol, istituita dalla polizia locale di Vieste ed incaricata dal sindaco di intensificare i controlli. Nel corso delle ispezioni è stato operato il sequestro di numerosi articoli taroccati, quali occhiali da sole e bracciali. Il DASP consente di allontanare chi commette violazioni individuate e scongiurare ovviamente il fenomeno tipicamente estivo dei parcheggiatori abusivi. Occupiamoci adesso dei problemi del mondo dell'agricoltura perché la Confederazione Italiana Agricoltori in una riunione in cui era anche presente il presidente regionale Ferrandino dice no al prezzo del grano alto. Anna Ricciardi, Telecattolica. Presidente provinciale CIA Agricoltori Italiani Capitanata Michele Ferrandino ha partecipato alla riunione della commissione dell'Osservatorio della Camera di Commercio di Foggia, che ogni mercoledì rileva i prezzi all'ingrosso dei cereali sulla scorta delle contrattazioni attestate da fatture e autocertificazioni. Al momento della contrattazione, la parte agricola ha espresso il suo disappunto, ha spiegato il presidente CIA Capitanata, vista l'insistenza della parte industriale. E commerciale. Abbiamo formulato una proposta che potesse conciliare le diverse posizioni, più aderente alla realtà e più equa, ma molini e commercianti non ne hanno voluto sapere. La nostra richiesta non è stata accolta e abbiamo proceduto alla votazione. CIA ha detto no. Ai voti è passata la linea della parte industriale e commerciale, dunque il prezzo del grano è fissato a 310 euro a tonnellata sui minimi e 315 euro a tonnellata sui massimi, 2 euro al quintale in meno rispetto alla settimana scorsa. La stessa variazione è stata imputata al grano biologico. Non possiamo accettare un simile ribasso, aggiunge il presidente Ferrandino. Agli agricoltori deve essere riconosciuto un prezzo adeguato, equo e remunerativo. Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio domani scatta il 13° turno del girone di ritorno del campionato di Serie A, con tre partite che potrebbero dire molto per quanto riguarda la lotta a scudetto. Si parte alle 17:15 con la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo, con i biancocelesti che cercano di rintuzzare il distacco nei confronti della capolista Juventus, mentre il Sassuolo vuole continuare a stupire nella
la lotta verso la salvezza. Invece è crisi di identità, ma anche di riscatto per la Roma, attesa al difficile confronto del Rigamonti contro il Brescia. Mentre la Juventus, capolista del torneo, ospiterà la rivelazione di questa stagione, l'Atalanta, che vuole proseguire nel suo cammino verso l'Europa. A proposito, per quanto concerne la Champions League, la squadra di Gasperini incontrerà il Paris Saint-Germain. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a rivisitare le partite delle ultime due gare della dodicesima di ritorno. Completato l'ultimo turno del girone di ritorno della Serie A, almeno il dodicesimo per le ultime due partite che rimanevano in programma. Benso passo falso dell'Inter, i nerazzurri di Conte costretti al pareggio in trasferta 2-2 dalla sorprendente Verona. Vera rivelazione di questa seconda parte di stagione. Vantaggio scaligero con Lazovic nel primo tempo, poi nella ripresa il pareggio di Candreva e l'autorete di Di Marco. Ci ha pensato a 4 minuti dalla fine, Veloso ha ristabilito la parità per il 2-2 scaligero. Nella sfida salvezza invece tra Spal e Udinese alla Massa di Ferrara, vittoria dei friulani con il punteggio di 3-0, grazie alle firme di De Poel, Okaka e Lasagna. Per quanto concerne la classifica, come si può vedere, l'Inter è stata scavalcata dall'Atalanta. I bergamaschi sono a quota 66, i nerazzurri a quota 65. In testa la Juventus con 75 punti e la Lazio a quota 68. Ed è tutto per questa edizione di Diario Sera. Le notizie le ritroverete come sempre sui nostri canali social, Facebook, YouTube e Twitter. Prossimo appuntamento con l'informazione di Speciale News Web 24, domani alle 9 con Weekend Sabato. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.